prima facevo un'altra cosa, lavoravo in teatro, facevo la scenografa teatrale ed è stato proprio un cambio di vita completo perché mi sono proprio innamorata di loro, avevo una paura fortissima delle api, ma in realtà conoscendole poi questa paura mi è passata. Nell'orto abbiamo imparato insieme, ognuno ha messo i saperi che aveva, noi insegnanti, ma anche i nonni, i saperi tradizionali, li abbiamo uniti insieme. E questo è stato arricchente per la scuola, siamo diventati una comunità dell'apprendimento. E la cosa che più mi piace è il latte, il sapore del latte appena munto, che è unico e non ce ne sono altri, ecco. Secondo me quando vengo nel bosco le piante mi conoscono, io le vedo felici quando siamo qua in compagnia, che ti devo dire. Io sto bene perché secondo me mi danno un'energia infinita. Io credo che la cosa che ancora oggi mi emoziona di più siano lo sfrigolio delle casseruole quando fai la tostatura di qualcosa e i vapori, perché mi ricordano tanto le fucine o comunque dei luoghi magici. Mia nonna mi ha sempre raccontato ricette, usanze, modi di dire e conoscenza delle erbe che aveva raccolto nel suo girovagare per l'Italia. E questa sua curiosità mi ha contagiato. Io stando con loro diverse ore al giorno, al pascolo, riesco anche a vedere se una capra sta bene o ha qualcosa che non va, perché se hanno un problema mi cercano anche con lo sguardo e lo capisci subito. Io ricordo sempre che non facciamo vino naturale, ma viviamo naturalmente e facciamo anche vino. La biodiversità non è creata dall'uomo, la biodiversità è in mano all'uomo e l'uomo deve mantenerla. Il pane che nutre è un pane riconoscibile dal gusto, dal profumo, dalla vista. Quindi deve avere il colore del grano, il suo odore e quello della pasta madre. E di chi lo lavora? Per noi il concetto fondamentale di grande ispirazione è che la conservazione dell'ambiente oggi non sia più sufficiente. Per noi è necessario restituire all'ambiente stesso per un futuro migliore.